Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'universo di Nabi, io sono Carlitos e qui oggi con me non c'è nessuno. Siamo su World of Tanks come potete ben vedere, con un bel plotoncino super mega power di AMX-50B. Nel plotone c'è Nico del Red Room, uno dei clan più forti in Italia, e Carlitos Melis che ovviamente sono io. Ho fatto questa partita ieri mattina, cioè per voi sarà quindi lunedì mattina, ed è stata una partita veramente fantastica. Contando anche che sono crashato purtroppo tre volte a causa del lag. Quindi ci sono stati dei momenti davvero bizzarri. Però tutto sommato abbiamo riuscito a portare a casa davvero un risultato niente male, davvero sensazionale. E quindi vediamo un po'. Siamo nella mappa Westfield, ovviamente siamo top tier perché siamo dei livelli 10 pesanti francesi. Possiamo vedere che il matchmaking è favorevole abbastanza perché sono quasi tutti livelli 8, a parte qualche livello 9 e qualche livello 10. Io qui mi scuso nella chat perché non posso stare in TS, quindi abbiamo fatto tutta la partita scrivendoci solo via chat. Ebbene, andiamo subito sulla linea C3 precisamente, per difendere questa piccola collina. È una buona posizione, poi soprattutto il 50B ha abbastanza depressione, quindi si riesce bene a beccare i nemici, anche se qui in questo momento Nico ha ceccato il primo colpo, il secondo loading e mi sa anche il terzo se non erro. Infatti sì, probabilmente non è stato mirato bene. La mira automatica non sempre è così efficace, infatti bisogna avere un mix di tutti e due. Ecco, vediamo Carlitos che si appresta a sparare a qualcuno e tira una prima volta al KV4 in teoria e poi probabilmente anche all'RHM. Infatti qui, ecco qui, botta 1, botta 2. Mi sa che stavo caricando, infatti, ecco, stavo caricando, se no me l'ero portata a casa quell'RHM in tre colpi, morto. Intanto vediamo che Nico ha già fatto la sua prima kill. Non ho visto su chi, purtroppo. Grande! Ha fatto anche già la seconda kill, ha fatto la prima kill sull'RHM che le avevo messo a fin di vita. E poi l'ha finito anche il KV4 che aveva iniziato lui ad assaggiare. Quindi possiamo vedere che due 50B messi assieme fanno davvero la differenza, sono davvero fortissimi se gestiti in maniera ottimale. Però mi sembra che in questa partita ci siamo comportati divinamente, direi. Perché ci alterniamo nei colpi, spara prima uno poi l'altro, a seconda di chi sta caricando o come. Vediamo che spunta anche un 57 Heavy, l'autoloader USA, tier 10, che in teoria è la controparte dell'AMX-50B. Ma io preferisco il 50B al T57 Heavy, anche se non ho provato ancora il T57 Heavy, ma prima o poi ci arriverò pure su quello e potrò fare veramente il confronto fra un carro e l'altro. Vediamo che Carlito assaggia il T57 Heavy con due bei colpi, Nico gli dà il colpo di grazia fra poco con un bel Amorak da 666. Grande cazzo, infatti scrive anche sulla chat LOL. Fare Amorak, guarda, guardate, è sempre una cosa bella, da belle soddisfazioni. Qui vediamo che lui sta caricando. Carlitos mi sa che in questo momento è mezzo crashato, perché avevo un ping di 999, infatti dovrei scrivere anche, ecco, scriverò anche in chat per avvisare Nico che sto nella merda, e quindi che per ora è da solo purtroppo. Infatti vediamo che lui sta bello calmo, tutto in difensivo, non cerca di prendersi rischi. E fa molto bene a giocare così, bisognerebbe sempre giocare così, senza prendersi troppi rischi. Vediamo che cerca di proteggermi le chiappe, si mette vicino a me e può vedere benissimo che sono fermo, bloccato, immobile. Questo perché stavo riavviando il gioco purtroppo. Tira un bello schioppettone all'IS3. Vediamo che intanto lui ha fatto già 6 colpi a segno e 2284 di danni. 3 kill, quindi servono 3 kill anche a me per fare la Fratelli d'Arme, una medaglietta tanto ambita da me, mi piace un casino. Vediamo che sono tornato in battaglia finalmente dopo qualche secondo di inattività e decidiamo un po' di... Io li passo davanti, meno male che non stava sparando. Ora decidiamo di andarci a fare quegli S3. Io soprattutto avevo il pallino in testa, devo farmi quegli S3, a pochissima vita. Il primo colpo lo dingo, il secondo no, e il terzo lo becco, cazzo. Bella così ragazzi. Quindi prima kill per Carlone. Intanto c'è Nico che aumenta i suoi danni a non finire. Piano piano, ora si farà un po' di colpi anche sul T62A, infatti eccolo qui. Peccato che non l'ha tirato al secondo... invece mi sto zitto, l'ha tirato al secondo schioppettone. E se lo porta a casa. Tira anche, riesce a tirare anche un bel colpo sul Centurion. No, il Centurion o il Camarvon? No, il Centurion 1, sì. E possiamo ben vedere che qui
Siamo 4 kill per Nico, 2 kill per me. Cazzo lag, porca troia. Ecco, Carlitos ci abbandona nuovamente e Nico si ritroverà da solo a fronteggiare contro un IS-7, un T-62A e un Centurion. O Centurion, come volete chiamare. Da questa parte in teoria c'è l'IS-7, quindi saggiamente non ci va molto. In teoria andrà a prendersi il Centurion o il T-62A, non me lo ricordo più. Ecco, vediamo che il T-62A in teoria mi sta sparando. O forse spara il VT House PZ-100. No, sì, che PZ? Il VT è 100 e basta. Qui vediamo che prende di mira il Centurion. Il primo colpo va a segno. Il secondo no, purtroppo. Il terzo sì. E l'ultimo colpo se lo porta a casa. Purtroppo non si è accorto del T-62A. Io avrei preferito sparare al T-62A che al Centurion. Però dai, ha fatto bene anche così, essendo da solo. Poi io purtroppo ora non gli sto dando un granché di supporto. Vediamo che l'IS-7 fa fuori il VT-100, purtroppo, che non ha fatto una bella partita, se non erro. Infatti ha fatto solo una kill, però secondo me di culo. Allora vediamo che lui va a spuntare un po' da questo lato. Purtroppo c'è il replay che va un po' a scatti, ma non è un problema del mio computer, bensì del replay di World of Tanks, che è un po' buggato sto gioco ultimamente. Un po' troppo. C'è Nico che cerca aiuto, cerca di temporeggiare mentre che io rientro. Carlitos infatti mi chiama perché la partita volge al termine e siamo messi un po' di merda, perché ora il T-62A muore e rimaniamo 3 contro 3. Vediamo un po', qui sopra c'è l'IS-7, cazzo. Vediamo però che Carlitos si sta muovendo nella minimappa, quindi sono tornato perché scrivo anche affermativo. E quindi andiamo a farci questo bel IS-7. Purtroppo nel frontale si dinga molto spesso, però Carlitos l'ha preso di lato e l'ha portato a casa. Ebbene, 3 kill e 5 kill per Nico. Quindi abbiamo fatto già la Fratelli d'Arme è in mano nostra. E non è male. Io mi scuso con Nico perché non faccio altro che laggare tutto il tempo. E ora aspetto le sue direttive sul da farsi. In teoria siamo tutti e due in ricarica, ed è meglio così perché è meglio avere tutti e 4 colpi in canna per andare a farci questi due carri, che in teoria non ci intimoriscono neanche per nulla, perché io sono quasi tutto top tier. Full HP. Mi mancherà un quarto di vita, vai. Lui invece è meno di metà vita, sì, effettivamente. Ora che guardo possiamo vedere che ha sparato un totale di 14 colpi e ha fatto 5000 di danni. Sti cazzi. Qui cerchiamo di andare in base loro per cappare, invece vediamo che loro stanno già cappando alla nostra base, quindi dobbiamo difendere per forza a tutti i costi. Io ho deciso di andare in centro per la cittadina, lui invece fa tutto esterno in linea A7-A8, quindi li prendiamo per due fronti, perché in teoria anche il T-62A sarà lì sotto. L'ultima volta che l'hanno avvistato, come possiamo vedere dalla minimappa, è stato lì sul ponte, quindi secondo noi sta lì in quella zona. Ecco qua, io spunto, spotto il T-44, ora lo vede anche Nico che gli spara qualche colpo. Anch'io gli tiro 2-3 colpi, purtroppo ciccandoli clamorosamente. Ma meno male che l'ultimo colpo lo becco, quindi ho fatto anche un bel po' di punti di decap. Ora lui sta caricando, Nico, e c'è il T-62A però, infatti gli becca un po' il fianco. Ragazzi, il T-62A spara in 5,22 secondi, è davvero... è tosta per Nico. Infatti possiamo vedere che il T-62A cerca di spaccare le case per farselo fuori. Io ho deciso invece di andare dal culo, quindi in qualche modo bisogna farselo sto ragazzo, questo T-62A. Eccolo qui. Eccoli Carlitos che arriva con la sua bella MX-50B. Il T-62A cerca di aggirare Nico, ma non ce la fa. Non so per quale motivo indietreggia. Forse perché sa che morirebbe in confronto a lui, perché c'ha la ricarica molto più veloce. Arriva Carlitos in suo soccorso e un colpo via. E vai lì! 5 kill! 5 kill per Carlone e 5 kill per Nico. Quindi 10 in kill in totale. E ora andiamo a vedere i risultati di fine battaglia per vedere i punteggi di questa fantastica partita. Eccoci ragazzi, i risultati di fine battaglia. Questi sono i risultati di fine battaglia di Nico. Possiamo vedere che ha fatto 76.000 di silver di guadagno e 5.174 di esperienza. Come medaglia ha preso una prima classe. Non so come mai non le ha dato la fenomeno, però forse dovrebbe fare un po' più di danni in teoria. Possiamo ben vedere che ha preso anche Demolition Expert, Fire for Effect, Fighter, Hand of God, quindi Mano de Dios, Mano di Dio, Bruiser, che in teoria è duellante o una cosa del genere. Poi la fantastica medaglia Brothers in Arm, quindi BIA, Fratelli d'Arme in italiano, e la Grosso Calibro. Ora vediamo Carlitos che cosa ha fatto. Vediamo Carlitos che anche lui ha preso la prima classe,
e un altro bel po' di medagliette, 60.000 di guadagno, 1.500 di esperienza, senza per due in teoria, già, e Fratelli d'Arme, la bella medaglietta Fratelli d'Arme. Ora, dettaglio squadre, possiamo vedere che ovviamente siamo primi e secondi, con Nico 5.400 danni, io con 3.000, vai, facciamo 4.000 danni, quindi 5 più 4, wow, abbiamo fatto quasi 9.000 di danni in due? E sti cazzi, davvero un partitone della Madonna. Abbiamo fatto quasi tutto noi praticamente, perché gli altri ne li abbiamo lasciati qua, pochissimi kill li abbiamo lasciato. Possiamo vedere quindi anche il dettaglio dettagliato. Possiamo vedere che Nico ha fatto 23 colpi sparati, 20 colpi a segno e 15 penetrati, per un totale danni di 5.434. Ha ricevuto 6 colpi, purtroppo penetrati tutti e 6, quindi non gli è andata bene neanche un ding questa volta. E ora andiamo a vedere i risultati di fine battaglia di Carlitos. Ecco qui, possiamo vedere che Carlitos ha fatto 19 colpi sparati, 15 colpi a segno e 13 penetrati. Quindi ne ha ciccato qualcuno, qualche colpo l'ho ciccato. Per un totale danni di 3.990. Due colpi ricevuti, uno penetrato e uno non penetrato, quindi danno bloccato da corazza sono 390. Questo carro è dingoso molto spesso, soprattutto nello scafo che è davvero duro. La torretta ha un po' di punti deboli, cioè tutta un punto debole, però possiamo dire che non è male. Quindi possiamo vedere anche il mio guadagno, che ovviamente è stato molto molto buono. Ho preso un 3.000 di esperienza totali e 36.000 di guadagno, che con un livello 10 non è affatto male. Ebbene ragazzi, questo replay finisce qui, spero che questa partita vi sia piaciuta, scriveteci nei commenti i vostri pareri, consigli e più ne ha più ne metta. Saluto tanto Nico del Red Room per avermi fatto fare questa fantastica partita, quando gioco insieme a lui ottengo sempre degli ottimi risultati, sarà che è tanto forte quindi mi dà molti buoni consigli e mi supporta davvero alla grande. E quindi ragazzi, questo video finisce qui, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!